Una casa della comunità Ponte Nossa è la proposta avanzata dal sindaco del paese alle porte dell'Alta Valle Seriana, all'ATS di Bergamo, alla SST Bergamo Est e all'Ambito 9. Valbondione ha completato l'intervento alla biblioteca comunale, sistemati gli esterni, gli spazi sono ora pronti ad accogliere Santa Lucia. Clusone, la secondaria di primo grado, tra i protagonisti al PMI Day, occasione con cui avvicinare i giovani studenti al mondo dell'impresa. Buonasera e ben ritrovati con il telegiornale di Antenna 2. Un incendio ha interessato il tetto di un edificio a Fiorano al Serio. È successo nella mattinata di oggi, poco prima delle 11 in via Case Bruciate. Sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Clusone e i volontari di Gazzaniga. Grazie all'autoscala i pompieri hanno raggiunto il tetto dello stabile riuscendo a spegnere le fiamme. Hanno infine messo in sicurezza la struttura e bonificato l'area compromessa. Annuale rapporto sulla raccolta differenziata sul territorio delle valli, c'è ancora spazio di miglioramento, sentiamo Vladimir Lazzarini. Dal 20 al 28 novembre si svolge la settimana europea per la riduzione dei rifiuti. Per l'occasione la provincia di Bergamo ha voluto rendere disponibile il rapporto redatto dall'Osservatorio Rifiuti Settore Ambiente relativo al 2020. Questi i dati principali. I rifiuti urbani prodotti sono diminuiti rispetto al 2019 dell'1,8%. Più marcato il calo dei rifiuti indifferenziati, -7,2%. Nell'anno 2020 la produzione pro capite di rifiuti è stata pari a 461 kg per abitante. È calata solo di un chilo rispetto al 2019, ma soprattutto si è interrotta la crescita che si registrava dal 2017. La raccolta differenziata si è attestata al 77,4%, l'1,3% in più rispetto all'anno prima. I comuni che hanno raggiunto il 65% di raccolta differenziata sono 193 e rappresentano il 96,8% della popolazione provinciale. La provincia ha diffuso una mappa assegnando ad ogni comune un colore. Quelli in rosso sono i comuni che non hanno raggiunto l'obiettivo minimo del 50% e nel nostro territorio sono Valgoglio, Parzanica e Vigolo. Quelli arancione hanno raggiunto il 50% ma non il 60%. Tra questi ci sono Oneta, Gorno, Ponte Nossa, Premolo, Colere e Schilpario. Il colore giallo contraddistingue i comuni che rispettano l'obiettivo del 60% ma non del 65%. Tra questi ci sono Gromo, Piario, Onore, Castione della Presolana e Azzone. Una casa della comunità a Ponte Nossa è la proposta avanzata dal sindaco del paese alle porte dell'Alta Valle Seriana, l'ATS di Bergamo, alla SST Bergamo Est e all'Ambito 9. Già individuata la possibile sede, la residenza Frua, che il comune intende rendere disponibile pur di attrarre sul suo territorio l'importante centro di servizi. La residenza Frua era già al centro di un progetto attraverso il quale si ipotizzava di rafforzare alcuni servizi destinati al territorio. Da una lettura dei bisogni del territorio del subambito Val del Riso Valdossana, partendo da un'indagine statistico-demografica, era già stata evidenziata l'importante e significativa presenza di una grande anzianità. L'indagine qualitativa, che avrebbe dovuto comprendere nel dettaglio i bisogni, è stata tuttavia nel frattempo interrotta a causa della pandemia. Ne abbiamo parlato con il primo cittadino di Ponte Nossa, Stefano Mazzoleni. Mentre in regione continua la discussione sulla riforma regionale con la quale verranno introdotte due importanti strutture sul nostro territorio, gli ospedali e le case di comunità, a Ponte Nossa avete fatto una proposta molto importante. Ma allora sappiamo che sono già stati fatti parecchi passi ed è stato deciso già molto in merito alle case di comunità, eccetera. Ci saranno risorse importanti con il PNRR. Noi da diverso tempo stiamo lavorando a un progetto molto ambizioso che riguarda la residenza Frua, che è l'immobile alle nostre spalle, che è già stato oggetto di una prima riqualificazione nel 2015-2016 che ha riguardato in particolar modo le parti esterne e la messa in sicurezza di alcune parti interne relativa, siccome stiamo parlando di attualmente alloggi soprattutto per persone anziane, abbiamo tolto dalle abitazioni il metano praticamente, quindi abbiamo ulteriormente messo in sicurezza questi alloggi.
abbiamo iniziato un percorso coinvolgendo l'ambito e ATS Bergamo 3 anni fa per capire le esigenze del nostro territorio e per capire cosa si potrà fare in futuro di questo immobile, perché dal nostro punto di vista è molto strategico per diverse ragioni. Ponte Nossa è logisticamente un paese di fondovalle, abbiamo parcheggi adiacenti a questo immobile, si ha accesso dal centro storico, anche dalla zona commerciale, e a ridosso l'immobile dalle fermate dei mezzi pubblici, quindi per diverse ragioni, come ci è stato riconosciuto anche da questo studio che è stato fatto da ATS, è un immobile da questo punto di vista strategico. Quindi noi si tratta di un immobile i cui appartamenti sono alloggi popolari, quindi c'è di mezzo anche Regione Lombardia, abbiamo iniziato un percorso anche con loro e la Giunta Regionale Lombarda ha approvato nel 2018, se non erro, un piano di valorizzazione. Quindi attualmente non vengono più assegnati questi alloggi, perché dobbiamo arrivare in accordo con gli enti sovracomunali a destinare in modo diverso questo immobile. Perché no, quindi, metterci a disposizione per l'eventuale casa di comunità in Alta Valle. Dalle notizie che ho letto nei giorni scorsi dai giornali, eccetera, ci sarà una casa di comunità a Clusone, una in Val di Scalve. Noi facciamo parte della Val Seriana, siamo il primo paese dell'Alta Valle, abbiamo a disposizione questo immobile che già in questo momento, per quanto riguarda tutto il primo piano, sono 8 appartamenti, è completamente in pratica disponibile e potrebbe essere quindi messo a disposizione. Noi facciamo questo tentativo e speriamo che gli enti competenti possano essere attenti alle proposte del territorio. L'indagine statistico-demografica che ha condotto ATS negli anni scorsi per le valutazioni che abbiamo portato avanti insieme all'ambito ha fatto emergere la grande anzianità nella nostra zona, quindi la Valdossana, Val del Riso, i 5 comuni presentano un grande numero di popolazione ultra ottantenne, quindi c'è la necessità nel nostro territorio di avere più assistenza soprattutto a questa fascia di popolazione, e noi ci proviamo, poi vedremo se questa proposta avrà le gambe. E ora proseguiamo con i dati di Regione Lombardia sulla diffusione del coronavirus. A fronte di 105.057 tamponi effettuati, sono 1.735 i nuovi positivi, il rapporto dell'1,6%. In terapia intensiva al momento complessivamente vi sono 57 persone, il dato è aumentato di una unità. I ricoverati non in terapia intensiva complessivamente 623, c'è stato un aumento di 39 posti occupati, i decessi 4. I nuovi casi positivi al coronavirus per provincia: Bergamo 92, Brescia 178. E ora andiamo a Valbondione, dove è stato completato l'intervento di sistemazione degli spazi esterni dell'edificio che ospita la biblioteca. Vediamo il servizio di Nicola Androletti. Si sono conclusi da poco i lavori di sistemazione della biblioteca comunale a Valbondione. Che cosa è stato fatto? Abbiamo rinforzato tutti i solai, i solai di camminamento dell'ingresso della biblioteca, più il terrazzo grosso, con delle putrelle messe sotto il solaio. Poi sopra il pavimento è stato fatto la resina antiscivolo e rinforzati tutti i parapetti. Inoltre sono state rifatte le facciate, sistemato gli intonaci e tinteggiature di tutto lo stabile. In più abbiamo sistemato il muro che era crollato parzialmente, abbiamo fatto cuci e scuci e poi dopo abbiamo fatto tutte le sottomurazioni del pezzo del muro con un pezzo tutto intero, rifatto nuovo. Quanto ha speso il Comune per questo intervento? Noi, grazie alla Regione Lombardia, abbiamo preso 100.000 euro, abbiamo speso sui 75.000 euro, più il discorso degli oneri, sicurezza e progettazione, insomma. E adesso che la biblioteca è sistemata, è pronta ad accogliere Santa Lucia? Esatto, quest'anno abbiamo ricevuto una richiesta particolare da Santa Lucia, che aveva bisogno di un punto di partenza dove iniziare a preparare i doni per i nostri bambini, e quindi gli abbiamo dato la biblioteca appunto rimessa a nuovo, dove si è messa a lavorare, a preparare tutti i pacchetti, e lavorando tutta la settimana giustamente ha bisogno anche lei di un po' di svago, e per questo la domenica abbiamo deciso di aprire la biblioteca a tutti i bambini che vogliono incontrarla. E quindi la domenica pomeriggio cosa succede?
La domenica pomeriggio dalle 14 verranno organizzati dei laboratori, verrà aperto il Museo degli Attrezzi Antichi e quindi i bambini potranno venire qui, visitare il museo, leggere insieme la storia di Santa Lucia, faranno un laboratorio e quindi chi vorrà potrà venire ad incontrare Santa Lucia e mangiare qualche cioccolatino insieme a lei e lasciargli ovviamente la sua letterina. E per incontrare Santa Lucia quindi cosa bisogna fare? Dovete contattare Turismo Valbondione al numero 0346 44665 oppure a info@turismovalbondione.it. Per il periodo delle feste, poi a Valbondione sono in programma anche altre iniziative. Esatto, il calendario è ricco, segnalo in particolare due eventi. Uno è Snow Volley, Snow Party, che si terrà l'11 e il 12 dicembre, che è un torneo di beach volley, un 12 ore di beach volley, organizzato dall'Associazione Giovani di Valbondione. E il 31 dicembre ci saranno i voli ancorati in mongolfiera e i mercatini per salutare il 2021. Anche la secondaria di primo grado di Clusone tra i protagonisti delle PMI Day, un'iniziativa organizzata dal Comitato Piccola Industria di Confindustria con cui dare un'opportunità agli studenti di conoscere il mondo dell'impresa, un modo con cui cercare di diffondere la cultura d'impresa tra i giovani e orientarli alle professioni che il mondo del lavoro può offrire. La scuola secondaria di primo grado di Clusone oggi è stata protagonista di PMI Day. Questa giornata viene proposta tutti gli anni in tutta Italia. Il PMI Day è la giornata in cui Confindustria, in particolare la piccola e media impresa, si interfaccia con le scuole. È una giornata in cui appunto le scuole hanno la possibilità di conoscere le varie imprese, in particolare del proprio territorio. E quest'anno l'apertura è stata proprio con Bergamo. E la prima fase di questa manifestazione, di questo evento, è stato trasmesso in diretta a 1 mattina su Rai 1 e la nostra scuola ha avuto la possibilità di partecipare, anche perché una classe è proprio stata selezionata per intervenire all'evento e per porre domande. Sicuramente per noi, per la scuola, è un momento importante per proporre ai ragazzi una giornata particolare a contatto con l'impresa. Sono la professoressa Nenna, referente per l'orientamento dell'Istituto Comprensivo di Clusone. Grazie all'iniziativa del PMI Day i nostri ragazzi hanno avuto la possibilità di conoscere alcune imprese territoriali con un particolare focus alle scelte sostenibili di ogni azienda. Questo è avvenuto a conclusione di un percorso di orientamento proprio per dare un senso di concretezza alla scelta della scuola superiore che i ragazzi di terza andranno a fare a gennaio. Abbiamo ritenuto importante questa giornata perché può rendere tangibile per i ragazzi quali possano essere gli sbocchi professionali che la piccola e media impresa del nostro territorio può offrire loro. Quest'anno la nostra scuola è stata scelta insieme ad altre 4 della Bergamasca per interagire con altrettante imprese e Silvia Trussardi di Terza B ha avuto modo di porre una domanda in diretta ad un'azienda di Grassobbio. Ero molto emozionata e agitata prima di parlare e fare questa domanda. Sono molto felice di essere stata scelta perché ho avuto la possibilità di interagire in questa diretta molto importante perché parla anche della sostenibilità che è un argomento di cui parliamo tanto anche a scuola e è bello vedere come si rispecchia anche nelle aziende del lavoro. Non è solo una mostra con cui celebrare una delle penne più note del giornalismo della Valle Seriana, ma anche un modo per ripercorrere la storia del nostro territorio. Stiamo parlando della mostra con gli articoli di Enzo Valenti di Lecco di Bergamo in allestimento ad Ardesio e che verrà inaugurata il prossimo 18 dicembre. Oltre 300 articoli che raccontano il paese dal 1972 ad oggi nella mostra Enzo Valenti, un viaggio nella storia di Ardesio che aprirà il 18 dicembre 2021 proprio qui nel municipio di Ardesio. Com'è nata l'idea di questa mostra?
Ma l'idea è nata un pochettino così per cercare di continuare i ragionamenti magari iniziati con le mostre ricordi piuttosto che il libro ricordi, dove erano magari le immagini a farla da padrone. In questo caso invece saranno gli articoli scritti da Enzo Valenti che vogliamo omaggiare grazie a questa mostra, perché da 40 e più anni scrive, racconta e partecipe alle iniziative di Ardesio. Infatti questa mattina mi sembrava doveroso anche sottolineare il concetto che se si può dare un aggettivo a Enzo Valenti è presente, perché non è mai mancato a nessuna iniziativa del paese di Ardesio, e sto parlando ovviamente anche degli ultimi 15 anni, dove anche quando ero presidente della Proloco vedevo Enzo non mancare mai a nulla, ma gli articoli parlano da soli, quindi in mostra noi ne mettiamo 300, oltre 300, ma ovviamente l'archivio degli articoli scritti da Enzo riguardanti il paese di Ardesio potete immaginare che è davvero davvero abbastanza cospicuo. La mostra vuole fare un viaggio nella storia di Ardesio dal 72 al 2021, una storia che deve essere raccontata, deve essere raccolta e deve essere custodita. La mostra è varia, racconta un po' molti temi del paese di Ardesio, fatti di cronaca, il problema magari della fragilità del nostro territorio, le iniziative, le manifestazioni, i personaggi importanti del nostro paese, le vicissitudini amministrative e quelle magari anche delle associazioni, le tantissime associazioni che Enzo ha avuto il piacere di raccontare e di raccontare le iniziative. Enzo Valenti ormai da 60 anni corrispondente per l'Eco di Bergamo dall'Alta Val Seriana. Che cosa significa avere una mostra dedicata ai propri articoli? Ma è una cosa bella che mi emoziona. Non avrei mai pensato che un comune o un'associazione facesse una mostra sui miei articoli. Che cosa ci sarà soprattutto in mostra? Gli articoli che si potranno vedere, si potranno leggere, che cosa raccontano? Ma raccontano l'evoluzione della vita ad Ardesio dagli anni 70 in poi, quindi da una società prettamente agricola con i piccoli centri ancora abitati, le difficoltà che si avevano allora fino ad oggi, in cui la società sicuramente è più ricca e sta meglio ed è in evoluzione verso nuove frontiere. Come ha cercato in tutti questi anni di interpretare il ruolo del giornalista, del corrispondente che racconta un territorio? Ma io non sono mai stato un opinionista, quindi conoscendo le persone, grazie anche alla mia professione di maestro, e conoscendo i luoghi, ho sempre descritto quello che avveniva il più oggettivamente possibile, senza entrare nel merito e senza mai creare polemiche anche là dove c'erano, anche perché sono convinto che ad esempio nelle amministrazioni comunali, tra minoranza e maggioranza, pur nelle idee diverse, ci deve essere un certo feeling per il bene del paese, perché è per quello che la gente ha eletto sia i membri della maggioranza che quelli della minoranza. Il centro socio-educativo Le Talpe di Ponteselva è al lavoro con un nuovo spettacolo teatrale. La prima in programma la sera di sabato 20 novembre all'Oratorio di Parre. Torna lo spettacolo teatrale realizzato dagli ospiti, dagli educatori, dai volontari del centro socio-educativo Le Talpe di Ponteselva. Qual è il significato di questo appuntamento che ormai si ripete da anni? C'è stata giusto una pausa l'anno scorso. Sì, lo spettacolo teatrale del nostro CSE è ormai un appuntamento fisso tutti gli anni ed è importante perché è l'esito di un percorso del laboratorio teatrale che viene fatto appunto all'interno del servizio e che coinvolge tutti gli ospiti in modi differenti, ma tutti gli ospiti sono coinvolti.
Ovviamente un laboratorio teatrale per ospiti come quelli dei nostri servizi è importante per il tema della comunicazione, dell'espressione, li aiuta, insomma, è una forma d'arte che li aiuta a tirare fuori anche le emozioni e quello che vivono. E in particolare quest'anno, proprio all'interno del laboratorio teatrale, che è gestito dagli educatori, ma in collaborazione con il nostro volontario Bortolo Palamini, è proprio uscita dai ragazzi questa forte attenzione agli amici che sono mancati in questi anni, 4 ospiti del servizio che sono venuti a mancare per motivi diversi nell'ultimo anno. E gli operatori e Bortolo hanno raccolto da parte di tutti i partecipanti un po' questa voglia di ricordare gli amici che sono Jenny, Mariangela, Tiziano e Alex. Perciò quest'anno lo spettacolo sarà dedicato a loro. Il titolo dello spettacolo è Ricreazione, la prima sarà al Teatro dell'Oratorio di Parre, sabato 20 novembre alle 20:30, poi ci sono altre 2 date, il 25 novembre al Teatro dell'Oratorio di Ardesio e il 3 dicembre al Cinema Cristallo di Castione, sempre alle 20:30. E tra l'altro, sabato 20 novembre, nel pomeriggio a Parre, avete organizzato un altro appuntamento. Esatto, un po' sempre sulla scia dei festeggiamenti per i 20 anni della cooperativa, ci piaceva l'idea di dedicare uno spazio particolare al tema di quella che abbiamo chiamato l'imperfezione, quindi al di là della disabilità, un po' questo tema. Perciò anticiperà la prima dello spettacolo un incontro dal titolo Siamo tutti figli imperfetti. Siamo stati così un po' sollecitati da un testo scritto da questo sacerdote Don Gianni Marmorini, che si intitola Isacco, il figlio imperfetto, che parte appunto dall'ipotesi che Isacco fosse una persona con disabilità. E da lì Don Gianni esplora un po' tutto il tema dell'imperfezione. E lo stimolo che ci ha portato un po' alla condivisione è quello del capire come può l'imperfezione diventare un dono delle nostre vite, partendo dal presupposto che ovviamente trovarsi in famiglia una persona con disabilità sicuramente all'inizio porta sofferenza, porta difficoltà anche nel capire come gestire la cosa. Ma accompagnati da Don Gianni vorremmo un po' arrivare a capire come questo invece può diventare un dono. L'incontro sarà a più voci, oltre all'autore del libro ci saranno degli interventi di operatori, familiari e anche insegnanti che lavorano con la disabilità, dove ciascuno porterà un po' il punto di vista su questo tema dell'imperfezione, appunto. Però proseguiamo con la programmazione televisiva. Questa sera sul canale 88 di Antenna 2 alle 20:30 trasmetteremo il settimanale di approfondimento Target alle 22:10, la rubrica Italia Economia alle 22:30, la seconda edizione del nostro telegiornale alla 00:10, Work in Progress alla 00:30, la terza ed ultima edizione del nostro notiziario, telegiornale in onda anche alle ore 21:30 ma sul canale al numero 218 del digitale terrestre. Sul canale sportivo, sul 628 alle 20:30 il programma Animotori Paddock, alle 22:30 la partita di calcio Pradalunghese-Gavarnese. L'almanacco per domani, sabato 20 novembre, il sole sorge alle 7:22 e tramonta alle 16:49, il culmine alle ore 12:06, la durata del giorno è di 9:27. La luna sorge alle 17:19 e tramonta alle 9:31 di lunedì. La fase lunare a luna è piena ed è visibile al 92%. La chiesa ricorda Sant'Ottavio. E con questo è tutto, vi ricordiamo che a seguire vi saranno la rubrica Erbe e Salute e le previsioni del tempo. Grazie e buon proseguimento di serata a tutti.